Dopo 43 selezioni tra la Calabria e la Sicilia, si è svolta a Santa Lucia del Mela, ridente comune della fascia tirrenica del Messinese, la finale regionale dei concorsi Miss Regionetta Italia e Miss Regionetta Over, organizzati dalla New Meta Event di Alessio Forgetta. L'accogliente Piazza Militi Ignoto per una sera ha ospitato 60 Miss, che hanno sfidato la passerella più ambita d'Italia e da un sondaggio TG.com la più seguita dai VIP. Miss emozionate e piene di sogni, compreso quello di approdare alla finale nazionale che si svolgerà a Riccione dal 30 agosto al 7 settembre. Concorrente numero 2, ama danzare, di Messina, 14 anni, Maria Sole Venuti. Una serata emozionante che ha visto le partecipanti coordinate da Nuccia Sottile e dal coreografo Alfredo Bruno sfilare prima in casual, poi in elegante ed infine in costume sotto gli sguardi attenti del pubblico e della giuria. Secondo te servono i concorsi di bellezza anche per un domani, per il mondo del lavoro, per il mondo della scuola, dell'università? Sicuramente sì, servono perché sono il primo approccio per loro nella società, che è un po' diverso da quello che c'è nella scuola e quindi è un primo trampolino di lancio. Alla fine saranno 12 Miss Regionetta d'Italia e 6 Miss Regionetta Over che rappresenteranno la Sicilia, mentre 3 Miss Regionetta d'Italia rappresenteranno la Calabria. Per Miss Regionetta d'Italia le più votate sono state Fernanda Carani di Mascalucia, Erika Lentini e Gloria Abate di Catania, Chiaro Freddi Furnari, Gaia Sottile di Milazzo, Maria Teresa Amato di Santa Flavia, Miriam Camonita di Ficarazzi, Eleonora Visone, Serena Bommarito, Eleonora Giraci di Palermo, Siria Pantaleo di Erice, Caterina De Vita di Marsala, Nicol Fiore e Benetta Cesario di Cosenza ed Erika Cananzi di Rende. Per Miss Regionetta Over approdano alla finale nazionale Carmela Catalano di Milazzo, Giusi Puccio di Vittoria, Maria Antonietta Pantò di San Pietro Calarenza e le palermitane Grazia Bennici, Romina Romano e Miranda Lisset. Quest'estate sono in tutti i bar, ogni sera vedo un nuovo concorrente numero 2 a mandare in palestra di Palermo a 34 anni, Grazia Bennici. Le tante passerelle sono state intervallate a momenti di puro spettacolo con il cabarettista messinese Denny Napoli, i cantanti Antonio Cannistra e Antonello Bertuccelli, il vincitore di Sanremo Junior Davide Patti e Streetman, reduce dalla partecipazione al programma Rai Tale e Quale Show. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Voi sapete che. Voi sapete che. Che vorrei per. Tanti braccia perché finalmente poter abbracciare. A dialogare con il presentatore numerosi ospiti come il giornalista Mediaset Claudio Minoliti, che sta promuovendo il libro Puskas, il campione dei due mondi, la presidente dell'associazione culturale Antiche Torri Antonella Librando, l'avvocato Roberto Di Pietro, l'imprenditore Fabio Bertolotti, il presidente dell'associazione Teseo di Milazzo Attilio Andriolo, che domenica sera sarà protagonista con il 6° premio letterario Teseo, il personal trainer Tino Ruggeri e il campione italiano di salto in lungo Antonio Trio. Che cosa significa competere, Antonio? Chi meglio di te può dire che cosa il vero significato della competizione? Allora, diciamo che è un insieme di emozioni potentissime, nel senso che si provano tutte quelle emozioni in un solo evento, quindi in un attimo, gioia, dolore e chi più ne ha più ne metta. Però è anche vero che lo sport per me, come sicuramente questo genere di eventi per le ragazze, sono sicuramente quelle esperienze che ti aiutano a crescere e ti aiutano a diventare magari una persona migliore anche in futuro. Adesso riflettori puntati sulla finale nazionale con il plotone delle 60 Miss siciliane e calabresi pronto a dimostrare tutto il proprio valore, continuando ad emozionarsi, inseguendo i propri sogni.